Bentornati su Fico Scalare Planet, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, proseguono i report qui dalle giornate estive di cima di Riccione. Vedete le locandine alle mie spalle, c'è anche il buon Spider-Man Homecoming. Mentre parlo non è ancora uscito, uscirà domani, ma quando vedete questo video invece sarà nelle sale già da qualche giorno. Allora, Convention Warner. Io l'attendevo con una certa trepidazione, ma mi sono reso conto di quanti film bomba rilasceranno nei prossimi mesi solo quando hanno iniziato a elencarli. Cioè, sapevo che mi interessava Blade Runner 2049, che mi interessava Justice League, ma ce ne sono tanti altri che magari neanche mi ricordavo che fossero prodotti distribuiti proprio da Warner. Allora, smartphone alla mano, così almeno non mi perdo per strada, e iniziamo. Hanno aperto la conferenza con i prodotti italiani, perché la Warner distribuisce e produce alcuni film nostrani, e questa è una cosa interessante. È sempre bello vedere che le grandi major investono sul nostro cinema. Allora, hanno aperto naturalmente con il solito clippone sui film internazionali, quindi come presentazione, che riprendeva un po' i successi dello scorso anno, come ad esempio Suicide Squad, Batman v Superman. Lasciate stare la bellezza, io parlo di successi dal punto di vista commerciale, e quindi anche diversi altri. Per quanto riguarda i film italiani, abbiamo L'Equilibrio di Vincenzo Marra con Mimmo Borrelli. Allora, è un film che sinceramente ho trovato dal trailer forse un po' tipico, ma con una tematica interessante, anche se molto sfruttata in precedenza in mille altri film. È la storia di questo prete che viene inviato nella Terra dei Fuochi, quindi in Campania, e deve confrontarsi con il problema della camorra. Non può ad esempio sfruttare il campetto per far giocare i bambini, perché viene utilizzato per affari loschi. Quindi è un film che parla sì della mafia, ma in realtà parla più dell'omertà. Cioè, questo prete si scontra con i camorristi, pesci piccoli magari, che comunque fanno capo ai pesci più grandi, e la cosa che ho notato è che si gioca tantissimo sul prete che deve battersi più che altro contro le istituzioni della Chiesa, che cercano di spingerlo a girare la testa all'altra parte, a non vedere quello che sta succedendo, quindi omertà allo stato puro. E mi ha ricordato un po' il film di Marco Tullio Giordana con Zingaretti, mi pare si chiamasse Alla luce del sole, che era il biopic su Pino Puglisi, il prete che cercò in Sicilia di mettersi contro la mafia locale e poi venne ucciso perché effettivamente stava dando molto fastidio ai boss della zona. E quindi una storia che potrebbe funzionare, che manda un messaggio importante, bisogna vedere come sarà messa in scena, però devo dire che mi interessa parecchio. Amori che non sanno stare al mondo, di Francesca Comencini. Questo è un film che secondo me può essere annoverato tra le commediole che vogliono essere dissacranti, ma magari non lo sono. Nel senso che è un film, sì, è una commedia comunque che parla d'amore, ma in maniera abbastanza, come posso dire, anche volgarotta, in un certo senso. Quindi con battute sul sesso, battute su come il matrimonio ammazzi il sesso e sia la tomba dell'amore. Niente di nuovo sotto il sole, francamente. Non mi ha comunicato nulla di particolarmente innovativo, però potrebbe essere una di quelle commedie che si guardano, fanno ridere e si dimenticano. Nessuna battuta che mi abbia strappato chissà quali sorrisi. Terapia di coppia per amanti di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Peraltro la Angiolini e Sermonti sono saliti sul palco, speravo che facessero qualcosa in più perché io adoro Sermonti, ma in realtà hanno solo presentato in due battute il film, e chi si è visto si è visto. Quindi che cosa succede? Che abbiamo questi due personaggi che sono amanti e sono in crisi come amanti, e vanno da un terapista di coppia che è Sergio Rubini, anche lui con l'amante, e quindi si crea questa situazione un po' paradossale dei due amanti che cercano di risolvere i loro problemi, entrambi sposati con altre persone, e del terapista di coppia che inizia a pensare alla sua relazione extraconiugale a causa di questo caso insolito che sta seguendo. Anche qui mi sembra la solita commedia italiana, come ne escono mille all'anno, senza infamia e senza lode. Potrebbe essere anche buona, però non posso saperlo senza aver visto il film. Il trailer mi comunica quello. Niente di diverso rispetto ai soliti film di Federici, comunque, per quanto mi piace Sermonti. Poi, Poveri ma ricchissimi. Allora, Poveri ma ricchissimi non è nient'altro, fondamentalmente,
perché una sorta di seguito non seguito di Poveri ma Ricchi, quel remake che è stato fatto a Fausto Brizzi lo scorso Natale con De Sica, Laocone, Brignano, la Mazza Mauro, insomma non è proprio un sequel, perché lo stesso Brizzi ha detto che può essere visto anche da chi il film precedente non l'ha mai guardato, e credo che sia una cosa in stile Notte prima degli esami oggi, cioè stessi personaggi, storia diversa, come se non avessero mai vissuto le vicende del film precedente, né più né meno. E la trama, non hanno mostrato nulla perché le riprese non sono ancora iniziate, quindi c'era Brizzi che ha rivelato qualche risvolto di sceneggiatura, dalla sceneggiatura, quindi risvolto di trama, cose come ad esempio il fatto che loro, la famiglia, si butta in politica, creano un referendum per far uscire il loro paesino della ciociaria dall'Italia, una sorta di, come l'ha definita Brizzi, Brexit all'italiana, e praticamente nel giro di un paio di mesi ripercorrono la storia italiana in piccolo, quindi il miracolo italiano, poi la crisi, Tangentopoli, tutte queste cose qua, e ci sono dei siparietti come ad esempio Laocone che proibisce il Camut, oppure De Sica che rende legale picchiare gli ausiliari del traffico, cose di questo tipo. Credo che se il livello si manterrà su quello del film precedente, sarà una commedia natalizia migliore comunque dei soliti cinepanettoni. Sono quei film con battute non troppo becere, con situazioni anche vagamente divertenti. Ci può stare. E Brizzi ha lanciato una stoccata pesantissima a De Laurentiis, perché qualche ora prima c'è stata la conferenza di Universal, dove era stato presentato il film non proprio di Paolo Ruffini, ma curato da Paolo Ruffini, cioè Super Vacanze di Natale. Si tratta di un best of con le migliori scene dei vari film Vacanze di Natale usciti negli ultimi 20-30 anni, quello che è, montate da Paolo Ruffini, che secondo me è il peggio del peggio che si potesse ottenere. Cioè già i cinepanettoni sono qualcosa di aberrante, loro hanno fatto un best of dei vari cinepanettoni spacciandolo come film e te lo mandano in sala così. E io a questo punto penso, ma veramente c'è gente che andrà a vedere un best of pagando? Cioè non è meglio andare, che so, a vedersi le varie scene su YouTube? Ma poi che senso ha farlo montare da Paolo Ruffini, come se dovesse aggiungere un qualche valore alla cosa? Per me è qualcosa di aberrante, proprio la morte dell'impegno, cioè non ci provano neanche più, neanche hanno più voglia di ordire le stesse trame di merda, adesso direttamente rimontano la vecchia merda e te la vendono come nuova. Io sono allibito, e Brizzi ha detto, lo so che adesso va di moda il film riciclato, ma vi assicuro che il nostro è diverso, quindi per quanto io non nutra particolare simpatia per Brizzi, perché comunque lui fa tanto, figheggia tanto su questa cosa, ma vorrei ricordare che la maggior parte dei cinepanettoni degli ultimi anni li ha sceneggiati lui insieme a Marco Martani, quindi è inutile che faccia tanto lo splendido sulla cosa. Capisco che dovesse vendere il film in una certa maniera agli esercenti in sala, però insomma mi sembra un po' incoerente come cosa, però effettivamente è forse troppo anche per lui, perché va bene sceneggiare il cinepanettoni, ma addirittura fare un best of, un collage di scene già viste mandandole in sala a pagamento, forse lì siamo su un livello di schifo e di bruttura che trascende, a mio parere, quello che è stato fatto negli ultimi anni. Quindi assolutamente non posso far altro che dirmi contrario all'operazione. Preferisco piuttosto questo sequel newquel che non ha molto senso di esistere, piuttosto che quella porcheria lì, cioè per dire a che livelli siamo arrivati per quanto riguarda i film di Natale. Napoli Velata di Ozpetek, però le riprese sono finite pochi giorni fa, quindi non avevano materiale. Comunque sia, è un film con La Mezzogiorno, Alessandro Borghi, La Sastri, ci sono anche un sacco di altri attori di un certo rilievo. E poi passiamo ai film che interessano di più, quelli internazionali della Warner. Allora, il 3 agosto abbiamo Annabelle Creation. Allora, il regista è David Sandberg, quello di Lights Out, sia il corto che il lungometraggio. Il film dedicato ad Annabelle non è che mi avesse fatto impazzire, lo spin-off, quello che è venuto dopo l'evocazione. Questo ha un'idea che mi sembra molto più interessante. Vediamo la bambina demoniaca che poi entra nella bambola e cerca di avere un altro corpo, possedendo, volendo possedere questa ragazzina che ha problemi di motilità, nel senso che è in sedia a rotelle, non è paralizzata ma fa fatica a camminare, deve usare un tutore. Poi è ambientato nel passato, credo sia negli anni forse 60, comunque sia
Anche qui la ricostruzione storica mi sembra fatta abbastanza bene. E devo dire che come horror estivo ci può stare. Alla fin fine l'estate è il periodo degli horror. Magari non è male. Poi potrebbe essere l'occasione di Sandberg, per Sandberg, di dimostrare di essere comunque un regista capace. Perché secondo me Lights Out è infinitamente più brutto rispetto al corto. Il corto è qualcosa di meraviglioso. Certo, quell'idea, svilupparla sul lungo, non era sicuramente qualcosa di facile. Per cui, a mio parere, potrebbe essere abbastanza interessante questo nuovo sfruttamento del personaggio di Annabelle. Poi, il 10 agosto, La Torre Nera. Allora, come per Annabelle, il trailer che hanno mostrato è sempre quello, nel senso che alla fin fine non era niente di nuovo, niente di mai visto. Fondamentalmente, ne avevo già parlato sul mio canale, io sono un po' preoccupato per questo La Torre Nera, perché da una parte mi piace l'idea che facciano un film su questo, perché si crea lo Stephen King Universe, perché vediamo nel trailer ad esempio l'Overlook Hotel nella foto, nella cornice dello psichiatra del ragazzino, oppure vediamo sempre il ragazzino che si trova in questo bosco dove c'è il residuo di una statua con l'insegna Pennywise e questa mano che regge dei palloncini, questa statua che regge dei palloncini, che è un chiaro riferimento a It, a It di Stephen King, quindi a Pennywise, alla creatura. Per cui può essere interessante. Io ho da ridire su Idris Elba come Roland, perché uno potrebbe dire: ma cosa te ne frega che Roland all'improvviso è diventato di colore? L'importante è che sia stato rispettato il personaggio, sì, ma per quale motivo me lo devi fare di colore quando il personaggio è stato da sempre, fin dagli anni 70-80, quando Stephen King ha scritto il primo libro della saga, pensato per assomigliare a Clint Eastwood? Cioè, se questo mi somiglia a Clint Eastwood, perché cazzo me lo devi fare di colore? Non è una questione di razzismo, è una questione di un cambio etnico non giustificato. Uno potrebbe dire: sì, vabbè, magari Elba era quello che è risultato migliore per il ruolo, ma perché? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, capito? Perché in prima istanza provini una persona che non ha il physique du rôle per fare il personaggio? Ma che cazzo vuol dire? Cioè, capito? È proprio questo che non capisco. Io, se mi dessero una giustificazione a livello di trama, allora non batterei ciglio, va bene, ok, ci sta. Ma se non mi dà una giustificazione, io non capisco. Questo cambio improvviso per me rimane insensato. Quindi attendo a Torre Nera, ma ho paura che facciano una gran cagata, perché per quanto Walter Odimo, Randall Flagg, chiamato come volete, l'uomo in nero, mi stuzzichi, interpretato da Matthew McConaughey, doppiato da Giannini, che su McConaughey non mi piace per niente, era anche così in True Detective, in versione italiana, infatti l'ho visto in inglese, in originale, per quanto mi intrighi, io francamente avrei preferito un qualcosa di leggermente più fedele. Io non sono un nazista delle trasposizioni, ma da quello che è stato mostrato mi sembra che abbiano cambiato troppe cose. Io capisco che non puoi realizzare un film del genere identico al romanzo, perché già il romanzo è molto complesso, è la summa delle opere di Stephen King, perché si crea questo universo condiviso in cui tutte le opere dell'autore, tutte le creature entrano in contatto fondamentalmente. Non è facile da fare, però cazzo, nel trailer ci sono delle cose che seriamente mi preoccupano, ma proprio tanto, a partire dal rapporto che c'è tra il ragazzino Jake, se non sbaglio si chiama, perché io con i nomi faccio schifo, e Roland. Non è facile, però caspita, se me l'hanno travisato, cioè Roland dice delle cose e fa delle cose che sono un po' poco da Roland. Però già il fatto che lui comunque sembra a un certo punto rinunciare alla ricerca a Torre Nera non è molto da lui, però vediamo come sarà giustificato. Non mi fa impazzire questa cosa, però boh. Sempre ad agosto in Italia, perché mi pare che poi all'estero esca luglio, abbiamo Dunkirk. Allora, hanno mostrato un trailer che io francamente non avevo visto, un trailer molto più lungo, che ti fa capire quanto il film sia la visione del film di guerra, del war movie, da parte di Nolan. Nolan è uno che predilige il thriller, e tutti i film che dirige, anche se si rifanno a uno specifico genere differente rispetto agli altri, alla fine hanno sempre l'impianto dei thriller, cioè l'impianto è sempre quello. Per cui mi piace molto questa cosa, tanto anzi, devo dire, e ho notato che potrebbe aver dato grande spazio per l'approfondimento psicologico dei personaggi. Abbiamo Harry Styles, ex One Direction, Tom Hardy, mi pare di aver intravisto anche Matthew Modine, insomma il cast è bello nutrito, e ci sono dei momenti con le scene di guerra che sono veramente mozzafiato. Ma
Io non credo che questo sarà un film di guerra convenzionale. È stato anche detto non solo un war movie, ma molto di più. Credo che la guerra è uno spauracchio per approfondire i personaggi. La guerra sarà trattata in maniera molto diversa. È la visione che ha Nolan di un fatto storico realmente avvenuto, la ritirata delle truppe inglesi a Dunkerque in Francia. Per cui è il primo film di Nolan basato su una storia realmente accaduta. È anche interessante questo, è una cosa effettivamente diversa rispetto alle produzioni precedenti del regista, che ormai la Warner tratta come trattava Kubrick, cioè gli fanno fare quel cazzo che vuole, lui vuole girare in pellicola, glielo fanno girare in pellicola, perché tanto sanno che guadagnerà un sacco. E hanno detto una cosa molto interessante presentando il film agli esercenti, dicendo che Nolan è un regista che dice che un'esperienza cinematografica è tale quando viene fruita in sala, e lui fa di tutto perché gli spettatori possano fruire dei suoi film nella migliore maniera possibile, quindi gira in pellicola così che si possa vedere il film in un formato che ormai è scomparso, che è morto, che non c'è più, tranne in qualche raro caso, l'ha girato in IMAX. Quindi stiamo parlando di uno che ci tiene a sfruttare le tecnologie per rendere il cinema bello, per rendere il cinema quello spettacolo che purtroppo si sta andando un po' perdendo grazie alle nuove tecnologie. È questa cosa da ammirare. E oltretutto il ritmo del trailer è quello tipico dei film di Nolan, molto thrilling, con questo orologio che scandisce le scene, ti mette un'ansia incredibile con la sirena che cresce, cioè qualcosa di meraviglioso. Io in questo momento probabilmente potrei iniziare a camminare a tre piedi, perché comunque quando penso a Nolan, ai film di Nolan, perché se dico che quando penso a Nolan mi erigo è un po' equivoco, quando penso ai film di Nolan mi erigo è equivoco lo stesso, ma sti gran cazzi. Quindi diciamo che fondamentalmente questo trailer, che non avevo visto ma che credo si trovi in giro, a me è piaciuto da morire, per cui tanta roba, speriamo che il film valga la pena. Non c'è un solo film di Nolan che mi abbia veramente deluso finora, quindi. Allora, eccolo qua, Baby Driver di Edgar Wright. Allora, mentre parlo sto contando i minuti perché a breve andrò a vederlo in anteprima, sono qua super fomentato, ok? Poi non so che embargo ci sia, ma penso che sarà un po' pesante. Il film, mentre parlo, dovrebbe essere già uscito negli Stati Uniti d'America, ha incassato 30 milioni, da noi esce a settembre, va a sapere come mai, i soliti ritardi. Il trailer è fantastico, l'avete già visto, è praticamente una scena del film dove vediamo per l'appunto il protagonista Ansel Elgort, che conosciamo già per film come ad esempio I Divergent oppure Colpa delle Stelle, dove interpretava Augustus, e qui interpreta questo ragazzino che fa l'autista per i colpi durante le rapine. È un professionista, è un film con Kevin Spacey, con Jamie Foxx, e la scena di inseguimento che costituisce il trailer è una delle cose più belle che abbia visto. Edgar Wright, creatore della trilogia del Cornetto e regista dei film che la compongono, Shaun of the Dead, Hot Fuzz e World's End, La fine del mondo, regista anche di un film geniale come Scott Pilgrim vs. the World, che traspone in maniera perfetta il fumetto folle da cui è tratto. Qui sembra aver confezionato un action movie con i controcoglioni, un action movie che sembra essere molto divertente, al cardiopalma, con un montaggio fantastico, perché Edgar Wright è uno che sa confezionare i suoi film per quanto riguarda il montaggio, non parliamo della regia, montaggio ipercinetico che viene direttamente dalla scuola di Sam Raimi. E quindi diciamo che dopo aver visto il trailer sul grande schermo, non l'avevo ancora visto sul grande schermo, ma solo sul piccolo schermo, sapendo che a breve lo vedrò, sono qui che sto iperventilando, sto facendo solo finta di essere tranquillo. Quindi anche il modo in cui Ansel Elgort è riuscito a rendere il personaggio in quella scena che è stata mostrata, secondo me è fantastico, perché lui poi ha questa faccia da bambinetto, da ragazzino, che è perfetta. Quindi non so bene che cosa aspettarmi, ma so che potrebbe essere grandioso. Quindi se non c'è un embargo particolare, qualcosa vi dico. Noi siamo tutto, allora Noi siamo tutto è un film che è un trailer, quel trailer che ho visto me le ha fatte scendere fortissimo le palle, sì, cioè teen movie basato su questa ragazza che ha una malattia per cui se esce rischia di morire per via dei germi che ci sono nell'aria, vive in una casa dove l'aria viene filtrata costantemente. Arriva questo vicino di casa che fondamentalmente inizia a stringere un'amicizia con lei, che poi naturalmente si trasforma in qualcosa di più, anche se già dall'inizio non era un'amicizia, si vede, perché questo qui la guardava come un leone che guarda la gazzella, per cui qualcosa fino all'inizio c'era. E io ho pensato, madonna, sembra Io prima di te, quello con Claflin, mi pare fosse Claflin e Emilia Clarke, e viene fuori un secondo dopo che ho fatto che ho formulato questo pensiero la scritta dal regista di Io prima di te. Ah, ecco, mi sembrava. E quindi
È un teen movie di quelli che sembrano essere strappalacrime, che a me, che non sono mai molto il mio genere. Io mi sono commosso solo per Colpa delle Stelle, ma perché quello mi ha ricordato a vicino un periodo della mia vita e quindi mi ha toccato un po' nel profondo, perché ho rivisto una situazione che mi era fin troppo familiare, quindi diciamo che è più per quello. Questo ha quella stucchevolezza che non lo so, non mi aggrada più di tanto, però magari sicuramente uno di quei film che faranno il loro successo, perché si basano su un ottimo specchietto per la lode del pubblico, nel senso che sono film che fanno leva su certi sentimenti, mandano anche un messaggio importante, quindi il pubblico che li accoglie volentieri c'è. È un film che ame sicuramente mercato. Questo è interessante. 28 settembre, Emoji il film. Allora, che cos'è Emoji il film? È il film sulle emoji, cioè sulle faccine del cellulare. Ha ambientato tutto dentro il cellulare e fondamentalmente è Ralph Spaccatutto con le emoji al posto dei videogiochi. Il trailer mi comunica quello. Una grafica non particolarmente ispirata. Devo dire che guardandolo mi è sembrato meno cagata di quello che avrei creduto. Però diciamo che l'idea di fare un film animato sulle emoji è un po' stronza. Pochino sì. Nel senso che è proprio il simbolo dell'essere alla frutta. E quando penso a film sulle emoji vedo i produttori che raschiano il fondo del barile. Poi magari è anche bello, però è proprio l'idea che sta alla base. Cioè quando proprio non sai più dove andare a parare, che non sai più da dove pescare le idee, questi qui un giorno erano lì che si mandavano le emoji e hanno detto: oh, facciamo un film con le emoji che sono carine. Sì dai, facciamolo. Poi ripeto, il trailer è anche carino, ci sono anche delle cose simpatiche dentro, devo essere sincero, delle battute mi hanno anche fatto sorridere, però di base c'è il fatto che le idee stanno scarseggiando, quindi vedremo come sarà, però insomma. 5 ottobre, esce un filmetto poco importante per la Warner, Blade Runner 2049, mostrano questo, non era proprio un trailer, era un footage, che mostrava immagini del trailer e immagini di backstage, con momenti inediti, vediamo molto di più Felicity Jones, vediamo tantissimo Jared Leto rispetto al trailer che sono stati finora rilasciati e vediamo anche il commento di alcuni degli artisti, Harrison Ford che dice: io sono veramente contento di essere tornato a interpretare il Deckard dopo 30 anni e ho scoperto che i vestiti mi vanno ancora bene. Harrison Ford ha questo umore e Harrison Ford fa delle battute brillanti ma non ride, cioè capito, le fa con questa faccia di pietra che gli è crollata recentemente. Non so, poi se smettessi di continuare a schiantarsi ovunque quando pilota l'aereo ci farebbe un favore, perché ogni volta mi piglia un coccolone e comunque lo adoro, mi spiacerebbe insomma che gli successe qualcosa di brutto, di grave. E fondamentalmente abbiamo anche un commento che mi ha colpito, Roger Deakins, direttore della fotografia, che dice: non mi era mai capitato di lavorare con così tanti cambi di luce ad ogni location, e questa cosa secondo me è significativa, detta da uno come Deakins. Ryan Gosling che diceva di essere contento, Ridley Scott che in quanto produttore esecutivo nelle immagini che ha mostrato faceva vedere che era costantemente presente. E io gli dicevo: beh, però cazzo, Scott presente con Villeneuve che lo vedevi che era spaventato, che diceva, cioè, a me avere Ridley Scott dietro, Ridley Scott sapendo che avrebbe visto il film, mi veniva un po' di capito, perché il film è diretto da Villeneuve, che ha diretto Sicario, Prisoners, recentemente anche Arrival, che comunque è stato candidato a 7-8 Oscar. Insomma, stiamo parlando di un regista che potrebbe, anche nella fantascienza, rendere giustizia a Blade Runner. E cosa è stato detto prima che venisse mandato il backstage? È stato detto: questo film potrebbe non essere un film, ma diventare un franchise, cioè potremmo doverci preparare ad una serie di film su Blade Runner. E qui la mia boccuccia fa: mi sta bene un seguito, ma un franchise su Blade Runner, io non commercializzerei una cosa del genere. Cioè è già audace che facciano un seguito, che mi creino un franchise su Blade Runner a distanza di 30 anni al primo film, mi conferma ancora una volta che proprio il danaro e la mancanza di idee assieme non vanno molto d'accordo. Perché va bene, metti che Blade Runner 2049 sarà un film della Madonna, lasciagli la sua dignità, non continuare. E uno potrebbe dire: ma cosa ne sai, magari fanno bene, ok, ma cioè non è Star Wars, ragazzi, non, Blade Runner è un'altra cosa. Sì, è un mondo su cui puoi raccontare tante cose, ma perché trasformarlo in una saga? Perché trasformarlo in un franchise? Ma lascialo così com'è, fai il seguito e fermati lì. No, devono andare avanti come hanno fatto con Alien, da Prometheus ad Alien. Scott tutto orgoglioso, ma Alien Covenant ha fatto cagare, mi dispiace, io non... Cioè, nel senso, non è un brutto film perché riconosco i suoi pregi,
però a me personalmente ha deluso tantissimo, e questo lo sapete, per tutta una serie di motivi che non spiego qui perché sarebbe ridondante e ripetitivo. Speriamo, perché comunque quello che hanno mostrato è fantastico, la fotografia di Dickens è meravigliosa, le musiche sono un calco di quelle originali pazzesche, sembra tutto fatto a modino, con una storia che è un passaggio generazionale, da Deckard al nuovo personaggio. Vediamo cosa succederà, si è visto molto più di Gosling, insomma, questo backstage che hanno mostrato, che non so se sia già disponibile, forse hanno reso disponibile adesso, credo che possa essere qualcosa di seriamente interessante. Naturalmente era sottotitolato in italiano e mandato in lingua originale. Lego Ninjago è l'ennesimo film di Lego nel mondo di Ninjago, simpatico, con citazioni anche a Star Wars, con questo eroe che è figlio di questo samurai cattivo nero che sembra un po' Darth Vader, ha questo rapporto conflittuale col padre perché è il suo nemico peggiore. Mi sembra una cosa in linea con The Lego Movie e The Lego Batman, in realtà. 19 ottobre, It. Non ho molto da dire su It, se non quello che ho già detto quando mi si chiede cosa mi aspetti. Skarsgård sembra in parte come Pennywise. Il trailer che hanno mostrato è il primo che avevano rilasciato, quello più famoso, quello con Georgie che sbatte contro l'asse del segnale di pericolo per il cantiere chiuso. E devo dire che rivederlo sul grande schermo mi ha fatto prendere una strizza incredibile. Io adoro It, il libro, perché il film in due episodi degli anni 90, insomma. E trovo, è invecchiato male, trovo che realizzare questo film a 27 anni di distanza da quello televisivo sia significativo, perché come sapete la creatura Pennywise, comunque la creatura, si manifesta ogni 27 anni. Questa cosa è fantastica, l'ho aspettato apposta per fare questo easter egg. E poi questa è la prima parte non dichiarata, nel senso che se notate non ci sono loro da adulti, cioè questa è solo la prima parte. Se il film dovesse andare male potremmo avere un film monco, ma non andrà male perché già il trailer ha registrato un record di visualizzazioni, quindi ci sarà secondo me da ridere, gli incassi saranno qualcosa di fantastico. Da noi non uscirà, mi pare che in America esca ad agosto, a settembre, comunque non uscirà a ottobre in periodo di Halloween. È anche giusto, però io lo vorrei vedere prima, perché non mi voglio beccare, non è che ci siano spoiler, però magari spoiler sulla messa in scena, mi spiacerebbe. Diciamo che il fatto di prendere uno dei membri del cast di Stranger Things, quello che interpreta Will, per fare Ricitosi, era stata anche una mossa intelligente. Quindi, secondo me, potrebbe essere veramente un film spettacolare. Vedremo. E vedremo se sarà messo nello Stephen King Universe che sta andando a creare con la Torre Nera e poi con la serie Castle Rock. Vedremo un po', che è una serie antologica che andrà a riprendere alcuni dei racconti di King per creare questo universo condiviso che sfocia nella Torre Nera. Geostorm. Allora, Geostorm, vi giuro, mi ha lasciato perplesso. Cioè, è un teaser trailer su un film catastrofico che sembra un film di Emmerich di qualche anno fa, una cosa di stile The Day After Tomorrow, quella roba lì, con queste tecnologie che mantengono gli eventi climatici del futuro sotto controllo, che credo si guastino, e si creano questi tornadi in CGI bruttissimi che arrivano all'improvviso, aerei che cadono perché sono ghiacciati. Ripeto, in Day After Tomorrow succede la stessa cosa con un elicottero che si ghiacciava il carburante nel serbatoio. Sono quelle cose che quando le vedi pensi, ma c'è tipo, non so, gira un porno piuttosto, che magari ti diverti anche di più. No, perché questa è pornografia cinematografica. Ci hai capito? Non so bene chi sia il regista, però francamente ancora questi film catastrofici tutti uguali, non lo so. È che il trailer non ha comunicato proprio nulla di nuovo. E non avevo neanche mai sentito parlare, oltretutto. A metà novembre esce Justice League. Anche qui il trailer è quello. Io cosa posso dire, Justice League? È l'ultimo trailer che ha mostrato. Pensavo che avrebbero mostrato un footage, un qualcosa, invece proprio un cazzo. Mi è spiaciuto. Cioè, hanno puntato di più su Blade Runner e mi fa piacere. Meglio che punto su Blade Runner piuttosto che su Justice League. Sapete che Justice League non verrà concluso nella post-produzione da Zack Snyder, perché purtroppo è stato sconvolto dal tragico evento che ha riguardato sua figlia di 20 anni, che purtroppo ha commesso suicidio. E quindi lui non se la sentiva di concludere. Le ultime riprese le ha fatte Joss Whedon, che si occuperà della post-produzione, che ha girato alcune scene aggiuntive, quindi sarà un film fortemente influenzato dalla sua impronta. Vedremo cosa ne uscirà fuori, spero non il pastrocchio che temo. Il trailer va contro quello che abbiamo visto in Battaglia di Superman, con Come Together the Beatles a tutto volume,
tutto scanzonato, Aquaman che fa il figaccione. C'entra niente con l'atmosfera Cooper, perché hanno capito che l'atmosfera Cooper, la decostruzione dei personaggi fatta male, non la vuole vedere nessuno. Ed è così, quindi su Justice League ho veramente poco da dire, perché non hanno mostrato nulla di che. È interessante quello che hanno mostrato su Jumanji. Hanno mostrato un trailer, quello che avevamo mostrato a Barcellona, che è diverso da quello che ho visto io. Credo si trovi in giro anche questo. È un trailer più esteso, in cui a un certo punto vediamo anche fondamentalmente, e questa è una cosa anche interessante per l'amor del cielo, un riferimento ad Alan Parrish, perché c'è questo tizio che dice a The Rock: tu mi ricordi un giovane esploratore che è arrivato qui da ragazzino e che se n'è andato da uomo valoroso? Alan Parrish, sì, proprio lui. Io ho detto: cazzo, almeno ci hanno ficcato, cioè ti fa capire che è un seguito, e giustificherebbe anche il perché la giungla di Jumanji, di questo Jumanji, non è la giungla che troviamo nel primo film, che è una giungla che sembrava più riferita all'Ottocento. Qua invece abbiamo le automobili, abbiamo i bracconieri, sembra che abbiamo anche le bande di trafficanti, non lo so, sembra una giungla contemporanea. Io l'ho già detto sul mio canale, a me questo trailer di Jumanji non ha detto veramente nulla. Vi dico la verità, non mi sembra una cagata allucinante, non mi piace il fatto che sia un videogioco, lo trovo insensato. Dicono che ci sia anche il gioco da tavolo o riferimento al gioco da tavolo, ma non mi interessa. È proprio un sequel che non si doveva fare, e non è uno spin-off, è un sequel, perché nomina Alan Parrish vuol dire che è dopo quello che è successo negli anni 60. Vabbè, e il fatto che questi ragazzini poi entrati nel gioco cambino, cioè ci sono altri attori che li interpretano, perché effettivamente abbiamo una sorta di scambio, cioè, per esempio c'è la ragazza che è nel gioco ha la skin di Jack Black, e io ho detto in un Nerd Planet Live che mi sembrava troppo un gimmick, cioè sai che la fighettina è nel corpo di Jack Black, sai già che ti devi aspettare che Jack Black continuerà a fare battute sul fatto che è una donna in un corpo da uomo. E infatti in questo trailer esteso c'è un momento in cui la ragazza che ha il corpo di Karen Gillan deve sedurre dei trafficanti per fare non so cosa, gli fa delle lezioni facendo tutto lo sciantoso perché lui di fatto è una donna. E quindi se tutto il film lo basi con lui che fa così, che palle. Cioè, capito? Io so già che mi devo aspettare che Jack Black sarà una macchietta di questo tipo. Avrebbero potuto inventarsi qualcosa di meglio? Sì, decisamente sì, porca puttana. Ma non l'hanno fatto, non l'hanno fatto perché ormai basta mettere il nome di un brand famoso e tutti andiamo a vederlo. Ma mi metto anche io, nella massa di pecoroni che va a vederlo. Io sono un pecorone, lo so di esserlo. Perché comunque alla fin fine è inevitabile, siamo tutti curiosi, metti che è bello, metti che ti fa veramente sorgere la nostalgia, e chi sono io per dire di no se non l'ho visto? E quindi è così. Però mi sento in colpa, perché comunque se poi mi delude ho detto: cazzo, sono stato un pecorone, oppure alimentato questa roba. Finché andiamo a vederli, ragazzi, continueranno a farle queste cose qua. E ripeto, colpevolizzo anche me stesso, E poi abbiamo Flatliners, che io vi giuro, non riesco a capire. Cioè, è questa tizia che fa insieme agli amici, dei colleghi scienziati, un esperimento per cui si fa fermare il cuore per un minuto per se lo fa riattivare, quindi inizia ad acquisire delle capacità a vedere delle cose. Io dico, cioè, mi vuoi dire che in migliaia di anni di storia umana nessuno si è mai fermato il cuore per un minuto? Cioè, vuol dire che, cioè, devi iniettarti qualcosa, c'è un qualcosa che ti fa avere queste capacità, perché basta veramente fermare il cuore per un minuto per acquisire, per avere, cioè, quante persone hanno avuto un'esperienza vicina alla morte e dicono di aver visto cose? Non mi sembra che siano diventati dei supereroi, no? Mi sembra un'idea stronza, ma magari guardandolo è tutto giustificato ed è bellissimo, ma francamente non mi ha detto nulla, non so. Me ne avevano parlato, ma non mi ha veramente, cioè, mi sembra proprio stupida l'idea. Poi hanno dato delle anticipazioni, nel senso che hanno annunciato titoli di film per il 2018, tra cui ci sono Ocean's 8, remake al femminile di Ocean's 11, prevedo un mezzo flop come quello del Ghostbusters al femminile, perché anche qui, perché fare un remake di un film di non così tanti anni fa al femminile? Che senso ha? Cioè, capito? Cosa dovrebbe... Cioè, dov'è la novità? Perché? Veramente, è l'inutilità fatta persona. Poi magari viene fuori anche un film carino, ma il presupposto è quello, è stupido. Boh. Tomb Raider, quello con la Vikander, e quello mi interessa, che si rifà un po' al reboot che è stato fatto videoludicamente parlando recentemente. Animali Fantastici 2, e poi Venom, che esattamente come Spider-Man Homecoming è stato distribuito anche da Warner qua in Italia. Quindi, questo era quello che hanno mostrato, questa era la mia opinione circa il rullo di trailer della convention Warner. Secondo me è stata molto interessante, ho apprezzato grandemente il footage esclusivo
di Blade Runner 2049, il fomento per quel film è ai massimi storici, quindi io sono molto contento. Fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa ne pensate di questo, è la solita discussione, mi raccomando, ci tengo a sapere la vostra opinione a riguardo, perché voglio sapere quali sono i film che tenete di più. Io vi abbraccio, grazie mille se avete seguito tanto, ma tanto bene. Adesso vado a vedere Baby Driver, così cerco di darvi un commento caldo se me lo permettono. Quindi, spazio troppo, noi ci vediamo al prossimo report. Ciao a tutti.